Ciao ragazzi, bentornati nelle mie lezioni. Oggi voglio affrontare un argomento un po' spinoso, ovvero io sto facendo lezioni questi giorni in base a quello che mi viene chiesto più o meno quotidianamente da allievi, amici, persone su internet, eccetera. Una domanda è stata: ma te che scale usi su un determinato accordo? E che modi, eccetera. Allora, qui si entra in un argomento molto molto ampio. Io sto facendo proprio per l'appunto un corso proprio di armonia, la chiamo armonia applicata perché è studiare tutti i concetti armonici, ma per metterli in pratica. Quindi ogni argomento si studia, si capisce e si mette in pratica, per improvvisare, creare linee, fraseggi e quant'altro. Oggi voglio parlare diciamo, l'improvvisazione su un accordo maggiore, quindi una semplice triade maggiore. Poi più avanti ovviamente parleremo di successioni di accordi, di sostituzioni, di accordi minori, di settima, eccetera. Partiamo dal semplice e vi dico qual è il mio approccio per improvvisare intanto su un accordo statico di una triade maggiore. Prendiamo per esempio un Mi maggiore. Quindi, tornando sempre al solito consiglio che do, studiare innanzitutto la triade in varie posizioni su tutta la tastiera, quindi Mi maggiore, semplicissimo, tonica, terza maggiore e quinta, quindi Mi, Sol diesis, Si. La studio su tutta la tastiera, quindi eccetera eccetera, vedete tutto nei miei video riguardo appunto alle triadi. Poi passo successivo ad esempio aggiungere la settima nell'arpeggio, quindi anche se l'accordo è fatto da una triade posso tranquillamente aggiungere la settima, studio quindi l'arpeggio di settima ancora una volta su tutta la tastiera, variando rivolti, quant'altro. Settima. Re diesis, quindi. Poi che opzioni ho? Ad esempio, proprio semplicemente la scala maggiore di Mi. Quindi, mi inizio a studiare la scala, ovviamente anche qui con tutte le varie diteggiature e posizioni, su una corda, su due corde, quindi ad esempio su una corda, arrivo alla quinta e torno indietro pure su due corde. Posso andare avanti e tornare indietro in un altro, diciamo, percorso. Una cosa fondamentale quando si studia anche una scala è creare anche dei pattern, ovvero prendiamo ad esempio gli intervalli di terza, quindi con questo intervallo posso creare appunto delle sequenze, quindi oppure diciamo, al
alternare sequenza di intervalli con delle linee melodiche. Quindi questo è un esempio. Altra cosa, quindi mi studio le scale appunto in tutte le posizioni, mi studio gli intervalli della scala, quindi detto i terzi, ma quarte, quinte, seste. Posso farle discendenti oppure alternare, eccetera, eccetera. Si può fare in milioni di modi. E poi mi creo appunto questi pattern col quale posso creare appunto delle frasi. Altro consiglio, su un accordo maggiore, la pentatonica maggiore di mi in questo caso. Anche qui stesso identico discorso, si studia su tutta la tastiera. Inventatevi comunque, come sempre, i vostri esercizi, studiate su tutta la tastiera. Quando avete preso confidenza con diciamo le scale principali, quindi scale e arpeggi principali, quindi la triade di mi, poi posso aggiungere settima, nona sull'arpeggio, la scala maggiore di mi, la pentatonica maggiore di mi. Passo successivo è quello di provare a cambiare un po' il colore delle frasi. Un esempio che mi viene in mente è usare la pentatonica una quarta sotto, quindi invece della pentatonica maggiore di mi, sullo stesso accordo, quindi su un mi maggiore, si può suonare per esempio la pentatonica di si maggiore. Per cambiare un po' le carte. Questo perché suonando la pentatonica di mi io suono in realtà la quinta, quindi si, la sesta maggiore, do diesis, settima maggiore, re diesis, la nona, fa diesis. La terza maggiore, sol diesis, e di nuovo la quinta, si. Quindi tutte note che fanno parte di mi maggiore, per ora non andiamo out, rimaniamo in, però si suonano delle note che non fanno parte, diciamo, della triade, dell'accordo. Quindi un altro consiglio è quello di, sulla base, sentire il colore e la sensazione che vi dà ogni grado della scala, ogni intervallo e ogni nota. L'ultimo consiglio, poi suoniamo qualcosa, è quello di alternare magari delle linee con più note a delle pause, come quando ad esempio fate un discorso. Ora io non sono un grande parlatore, chi mi conosce lo sa, però in genere tutte le persone, tranne alcune che conosco che non si chetano mai, scherzi a parte, quando parliamo tutti facciamo delle frasi con delle pause nel mezzo, altrimenti verrebbe tutto così, parlava, cioè a me non mi riesce, ma
Pensate se stessi un minuto di seguito a parlare tutto di seguito senza pause, senza cambiare niente nel mio discorso. Sarebbe una noia mortale e cioè, uno dopo 5 secondi non ti segue più perché rompi un po'. Lo stesso nella musica, se noi partiamo, boh, io a volte mi capitava anche a me, sono stato uno di quelli che quando mi sono, diciamo, buttato sull'improvvisazione nei primi periodi, imparavo tutte le scale, poi boom, come c'era un accordo, 2000 note abbattuta. Invece poi ti rendi conto che le pause sono belle quanto le note. Quindi ovviamente può dipendere dal contesto in cui siamo, il contesto musicale, dal genere, dal brano, dall'atmosfera, da tantissime cose, però in linea di massima alternare delle frasi con più note a pause, note lunghe, note corte, staccato, cambiare la dinamica, anzi, la dinamica poi ci farò una lezione proprio a parte perché molti se la sono scordata. Dinamica sarebbe, diciamo, molto brevemente il volume de della nota. Questo lo vedremo un altro momento. Quindi prendetevi le pause, cantatevi le frasi che suonerete e proviamo a suonare qualcosa. Per qualsiasi domanda, tanto mi scrivete e vediamo con la base cosa succede.